rapporto con lei era molto naturale e molto complicato, perché il suo rapporto con la vita era complicatissimo. No, non credo fosse una persona infelice, credo fosse una persona attraversata da grandi infelicità. E poi c'è questa frase meravigliosa che Lio di Malina dice nel romanzo, che è sostanzialmente la frase della mia vita. Lei dice: io sono assicurata in una frase e nient'altro, il mondo non ha un'assicurazione per me. Mi ricordo era abbastanza difficile convincere i sacchetti di prendere la Bachmann, perché bisogna anche capire che la Bachmann allora non era così conosciuta in Italia. E quando hanno sentito che è una poetessa, hanno associato subito: oh Dio, ma quella non guadagna soldi, quindi non può pagare l'affitto. I fantasmi insepolti ti dovranno risparmiare, creatura del male non ti possa sfiorare. Consumati in pace sino alla fine, abitomba famosa senza confine. Ingeborg Bachmann è morta a Roma esattamente 50 anni fa, il 17 ottobre del 1973. Era nata a Klagenfurt, in Austria, ma viveva a Roma da molti anni. L'aveva scelta come sua città elettiva ed è qui che ha visto e udito una quantità di cose inaspettate. Ingeborg Bachmann è morta in circostanze ominose e indecifrabili ed è entrata nel mito come un'imperdonabile, un'inattuale, un'imprendibile. Apolite per scelta, innamorata della perfezione della parola, fra poesie e prosa, fra teatro e radio, fra lettere e reportage, ci ha lasciato una voce esatta, precisa, pulita, percorsa da inquietudini e luminose epifanie. Ingeborg Bachmann ha depositato nella letteratura un prezioso mistero. Io sono Ilaria Gaspari e in questo podcast tenterò di rimettere insieme i dettagli della sua vita e delle sue opere, cercandola nelle case romane in cui ha vissuto. Bachmann è un podcast prodotto da Emons Record con il sostegno del Forum Austriaco di Cultura Roma e del Goethe Institute. Disponibile dal 3 ottobre.